ero curioso un secondo di capire richiama veicolo. Ok, ma per richiamare intende che quindi mi ridà il mio veicolo, quindi questo qua, e sarà sempre questo, ogni volta è uno diverso? Credo che la risposta sia che ogni volta viene rigenerato. Quindi non sono sicuro dei potenziamenti, lo scopriremo tra un po', credo. Come faccio a modificarla? Vabbè, in realtà... Ah, è un bastone, dicevo. Vabbè che in realtà non possiamo ancora, giusto? Esatto, non abbiamo ancora nulla. Quindi, d'accordo, andiamo ad aiutare questa gente. Più che altro voglio davvero capire la cosa della benzina, se è un fattore reale o è solo un'icona di hub che c'è pure lì. Vorrei sapere quali torrette ho fatto, quali no, e più che altro, luogo sconosciuto, sapere se respawnano le cose. Allora, noi ora dobbiamo girare di qua. Quindi, iniziamo ad avvicinarci. Poi vediamo la torretta. Qua tra l'altro c'era una camionetta della polizia e già l'altra volta avrei voluto provare ad aprirla. Tanto, a parte quello là in fondo, non mi sembra ci sia nessuno che si sta avvicinando. Anche se alcuni zombie, vuoi che magari siano contadinotti, quindi è normale che siano grossi fisicamente, però sono veramente più grossi dei normali zombie. Ecco qua, fatta la prima senza neanche rompere la forcina. E abbiamo trovato una pistola tedesca. Posso aprire anche questo? Ah! Oh! Oh! Ok, forse invece... La cosa della benzina è reale come? Tieni premuto per il rifornimento. Carburante necessario. Ma fammi capire una cosa. Credo di autorispondermi già da solo a questa domanda, ma vorrei farmela lo stesso. Il carburante della squartaviscere funzionerà come carburante? E questo ci porta a... La facciamo la squartaviscere? Direi che è arrivato il momento. Quindi la squartapapere l'abbiamo fatta e facciamo un carburante. Che ne creiamo? Quantità prodotta 150, ok. Sono come le munizioni, non so più che altro. È grigia. Però è danno continuo. Cioè, se capiamo come funziona una cacchio di motosega, aggiungi carburante. Bloop. Ok, 99, quindi 150, ogni volta ne rimane fuori 50 e ovviamente non è compatibile. Oh, ma ne abbiamo parlato fino adesso, non l'abbiamo mai provata. Allora, sulle teste sicuramente fa la sua figura. È più un'arma da stai fermo, fai avvicinare loro e non fare nulla. Sincero, il consumo è molto veloce di carburante e ovviamente è un'arma che fa rumore e che quindi attira un sacco di gente. Vorrei capire se... Madonna mia. Se ne vale la pena, tipo... ecco come si fa. Dicevo, sali e via. Sali su sto macinino. Vorrei capire se ne vale la pena di crearla con... Ecco qua. Se vale la pena di usarla, per esempio, contro i notturni. Mamma mia, era da un sacco che non facevamo sta roba. E visto che tanto serve avvicinarsi alle macchine ogni volta, uno ci fermiamo e due cerchiamo del carburante. Quindi se siamo anche fermi a sto punto, dobbiamo anche fare attenzione a vedere se troviamo per esempio delle taniche nei magazzini, per dire. Dobbiamo vedere se dentro un magazzino troviamo una tanica che magari, come in Dead Island 1, che poi la mettevi tipo nel motore o come in Left 4 Dead. Ecco fatto. Vediamo. Altra pistola? No. Una mazza da baseball letale. Che bello. Vabbè, al momento non mi sento di doverlo modificare sto buggy, però almeno il rifornimento glielo facciamo. Vediamo però cosa possiamo potenziare. Possiamo equipaggiare cose. Equipaggiamento bloccato. Ok, poi abbiamo... Ah, ma sono cose che sono già fisse. Ok, questo quindi sono ammortizzatori, freni e trazione motore turbo.
Potenziamento per il buggy, pneumatici di base. Ah, giusto, la personalizzazione. Mi ero dimenticato di questa piccola magia. Ne abbiamo sbloccate talmente tante con tutti i cavolo di DLC. Mi chiedo se ci sia qualche skin specifica che dia un potere, come per esempio i vestiti. Io ti direi che incidente in incognito mi piace. Mentre gli accessori. Ah, le bambole! Ti dico che lo zombie non mi dispiace. Boh, vediamo com'è. Ok, ovviamente spoglissima e la bambola. Cazzo, che stronzata. Però ha cambiato, o sbaglio, anche la skin interna. Non erano così i numeri prima. Eh sì, ha fatto anche il clacson con il toro. E la testa dello zombie si muove, che bello. D'accordo, sì, ogni due passi mi fermerò probabilmente per vedere se trovo del carburante, però sempre meglio averne da parte che non averne. Mi chiedo più che altro se la macchina è distruttibile. Secondo me sì. Cos'è Holler? È una boss fight. Io mi sono incastrato. Oh, ma vaffanculo. Merda. Ho sbagliato oggetto. Beh, sono morto per la caduta. Ah, le torrette ti fanno respawnare in caso di morte. Trofeo di gara. Ok. Più che altro mi sono sbagliato che comandi. Ero co sicuro di avere ancora i coltelli in mano. Mamma mia, che bello lanciargli le armi in faccia a sta gente. E stavolta, laddove è possibile, evitiamo di sbagliarci. Cretina del cazzo. Abbiamo un arco da ranger. Usiamolo. Ah, ma giusto, tu hai l'armatura del cacchio, è vero. Mi dimentico sempre di questo dettaglio. E il fuoco non gli fa niente se ha l'armatura. Va bene. Oh, ti esploderà l'armatura, prima o poi. Madonna mia, ma con un colpo l'ho fatto fuori. Ma che davvero? A parte quanto eri grosso. Hai imparato a creare veleno pesante. Ma a parte che era enorme. Cretino del cazzo. Piccone favoloso e ricompensa. Ah, ecco, uccidere sti gigantoni qua ti fa prendere gradi di fiducia. Ma respawnerà il gigante qui amico oppure no? Più che altro, vabbè, a parte che non ho idea del come l'abbiamo ammazzato con un colpo solo volante, però siamo contenti. C'è qualcosa qua dentro? C'è la foto di un gatto che fa il bagno. Basta, sono contento già con questo. Ma che bella, ma sto gattone qui è la star della casa. Cioè, guarda la qualità di ste foto de merda, guarda la qualità del foto del gatto. No, però, a parte il trofeo, non c'è nulla. A parte Super Magda, che spara con delle pistole dei super gattini. Il film, tra l'altro. Al botteghino ha superato i me contro te, questo film, eh. A parte un mazzetto di chiavi che sembra sospetto. Sembra troppo grande e troppo bello per essere messo lì a caso. Più che altro, vedi, nuova località. Quando c'è tanta roba in mezzo, passare sopra tutti questi zombie diventa un filo problematico. Probabilmente con il primo potenziamento così ci fai poco. Devi iniziare a potenziare il buggy per poter far falciare ordate di zombie facilmente. Mettiamo. Ah, ciao! Dal retro? Penso io, tranquillo. Dunque, dal retro hai detto, eh? Da lì, giusto per sicurezza, questo me lo parcheggio qua. Giusto perché così se poi dobbiamo fuggire, almeno lo facciamo senza troppe difficoltà. E buongiorno! Parla con il capo dei banditi. Sei tu il capo? Vieni qui, amico. Ogni Perché ho nuovo l'impressione che cliente è mi una spingi là dentro? benedizione. Ciao. Stai davvero vendendo qualcosa qui? Acqua cristallina, a prova di diarrea. Una delizia per il palato e per lo spirito. 4 litri per 5 kg di cibo. Accettiamo anche oro. 5 kg di cibo per dell'acqua. Comincerete a farci pagare anche l'aria che respiriamo? Oh, abbiamo un rompiballe. Guarda laggiù, sfigato. Lo vedi quello? Quello è Quello è Roche. Roche. A lui piacciono molto i rompiballe. Vuoi continuare a rompere? Sai cosa? Forse potrei darti dell'acqua in cambio del tuo mezzo. Certo, subito. Fottiti, testa di cazzo. Allora fottiti. Ragazzi, facciamogli il culo.
Ma come sono caduto? Allora, fermi un attimo. Aspetta. Ecco fatto. Ora io ho finito con te. Cretino del cazzo. Addio allo zombie. Dicevamo, kit di soccorso. Ah, per la macchina, certo. Dov'è il nostro amico grosso? Ah, eccolo, aspetta. Sì, fai lo splendido con un mitra. Dov'è il nostro amico zombone? Vieni qua. Dai, su, vieni qua, non fare l'antipatico. Dai. Siamo in compagnia, siamo tra amici, voglio dire. Che poi il genio all'inizio ti tira un calcio, probabilmente per farti cadere. Però peccato per lui che eravamo in una posizione sbagliata per lui e non ci ha fatto cadere. Vieni qua. Madonna, testa in giù e ho spaccato un muro di mattoni con un colpo di spada. Ecco fatto, dammi sto fucile. Sì, adesso ti aiuto. Un cricchetto. Boh, può sempre essere utile per la macchina. Che ne sappiamo? Mica so meccanico io. Sono abbastanza sicuro che questa valvola dell'acqua dopo dovrò aprirla. Ulla, quanti bei portafogli vuoti. Ehi là, chi è che chiedeva aiuto? Questo però è un rifugio, o meglio, lo diventerà tra poco. Pezzo di merda. Ma ti devasto l'esistenza, coglione. Tutto qui. A parte che sei fortissimo. Morto? A parte che fai malissimo, frate. Sappilo. Sei forse il bandito più forte che ho visto fino ad oggi, e ti rispetto per quello. Mi manda Jasir. Beh, a dire il vero, Ezgi, sei uno dei tre che si è smarrito? L'unico rimasto. Sono Ali. Gli altri sono stati dati in pasto a quella bestia. Che ora non c'è più. Questo posto, almeno in parte, deve essere operativo, altrimenti i banditi non avrebbero avuto l'acqua. I banditi hanno dell'acqua qui, ma alla fattoria no. Forse possiamo convogliarla. Beh, se possiamo fare qualcosa, tanto meglio, no? Bene. Forza e coraggio. Dita incrociate. Esatto, vai. Se ci abbiamo azzeccato, in un paio di minuti nella fattoria ci sarà di nuovo l'acqua. Non so come tu faccia a sapere tutte queste cose, ma bravo. Non funziona. Perché non funziona? Ti serve un cricchetto per caso? Cazzo, devono averla chiusa. Questo impianto è maledettamente vecchio. Se le tubature esplodono, siamo decisamente pronti. Aprirò la valvola, dov'è? Dall'altra parte. So solo che è qui. Seguirà con me. Ci penso io. Se è dove credo. No? Non è questa? Pensavo di dover aprire questo tubo qua. Ok, niente, corro. A parte che sta per diventare per la prima volta notte, da quando abbiamo iniziato il gioco. Vai. L'acqua. Vai, corri. Tra l'altro mi sento stupido ad aver lasciato la pistola silenziata a casa. E tra poco arriverà la notte. Sarebbe stato molto comodo averla. Speriamo che le tubature reggano. Dai che ce la famo. Dai, Crane. Porca. Per una volta che uno decide di non usare il rampino. Un minuto. Avevamo anche il tempo. Non avevo neanche tenuto conto io. Dai.
Non ci avevo fatto neanche caso che avevamo il tempo. Corri. Vai, 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 vai. Ma porca. Vai, Crane. Chi se ne frega del rospino che ci sputa. Manca un minuto. Madonna mia. Dai che tanto siamo arrivati. Su, su, su. Non può mancare molto. Credo, spero. Speriamo. Dai, è questa per forza. Uff, Crane non ce la fa più a correre. Fa vedere la mappa, giusto per sicurezza. Ok, dai, ci siamo. A parte che come facciamo a correre su sti tubi lo sappiamo solo noi, ovviamente. Quanto ci fai che non ce la facciamo? Manca poco tempo. E Crane non ce la fa più. No, ma dove cacchio dovevo andare, scusami? No, mi sa che ho missato una roba. Mi sa che ho missato qualcosa. Vuoi vedere che siamo un po' scemi su sta cosa? Dovevamo seguire sì la tubatura, ma non a piedi. E allora è qua per forza. Sono in una stazione di pompaggio, la conduttura finisce qui. Allora cerca la valvola principale, maledizione. Questo cazzo di allarme non vuole spegnersi. Sto per morire inondato. Dai, ah, gli ultimi 15 secondi, sì. Meno male, ce l'abbiamo fatta. Oh, che bello. Stavo per morire davvero affogato. L'acqua sta salendo di nuovo o si è fermata? Oh, è arrivata la notte finalmente, eh. Cosa sei, una spada a due mani? Ti prego, dimmi di sì. Sì, la Zweihander, finalmente. Che bello, è blu. Però dai, almeno finalmente avevo ragione su questo DLC. L'avremmo trovata qui, come ovviamente troveremo anche la falce. La mia domanda è, come si comporta un notturno contro una macchina? Forse una macchina... Oh, oh, dicevo, una macchina qua a livello base forse non riesce ad ucciderlo. Però, secondo il mio... Dov'è? Non mi guardare. Secondo il mio modesto parere, sai una cosa? È notte, non abbiamo ancora provato a farne una. Le frecce di Cupido, erba plastica e tante altre belle cose. Non hai spazio nell'inventario. Touché, posso farli almeno i dardi, yes, meno male. E vediamo come si comporta questo qui. Allora, l'arco da ranger 1200. Questo 1770 più 585 che è notte. Acca boia. Posso mirare? Sì, posso mirare. Mi ha sputato. Resta fermo lì tu. Allora, è sicuramente una buona arma la balestra, più rapida nello sparare e tante altre belle cose, ma non lo sta uccidendo. Vabbè, torniamo da chi ha bisogno e poi vediamo. Pilota salito di livello, che bello. La madre è generosa. Che è successo? Vuoi comprare qualcosa? Dove sei? Ah, ecco, di ciao, finalmente qualcuno che vende cose. Sì, per favore. Miracolo. È un vero miracolo. No, sono sì. Io che ho lavorato. Sono io che ho portato l'acqua, bastardi. Non hai idea di quel che hai fatto per noi. Ho fatto tanto, lo so. I nostri pozzi erano inquinati da un mese e la gente continuava ad ammalarsi. Forse mi sbagliavo su di te, Strange. Ehi! Dunque, ora risponderai alla mia domanda sulla medicina? Ti prego, seguimi. Sì, capo. Mi mostri tutto, per favore. Jazeer, ad Arran. Stiamo finendo l'antizin.
Sto cercando un rimedio per salvare i miei amici. Se avete qualcosa... Sì, straniero. Abbiamo la nostra fede e le nostre preghiere verso la madre. La fede? Io... non vorrei mancarti di rispetto, ma... vuoi dire che le preghiere non vi fanno trasformare? È esattamente così! Ecco qual è il tuo problema. Sei privo di fede, proprio come gli altri forestieri. Noi crediamo nella madre e lei ci protegge. Non ci serve nessun... Antenzin, o come si chiama. Ok, bene. C'è modo di poter parlare con questa madre? Lei è sacra. Parla solo con i senza volto. Ma forse, potrete riuscire a farti notare da loro con qualche buona azione per la nostra comunità. Come quella che ho appena fatto. Va bene tutto. Di che tipo di buona azione avete bisogno? Cosa vi serve da queste parti? Parli sul serio? Va bene. Io mi prendo cura di questa fattoria e il mio amico Bilal si occupa di tenere al sicuro la stazione di servizio fuori città. Ok. Guardati in giro e troverai tutti i lavori che vuoi. Grazie. Quindi fai le missioni secondarie per noi e renditi utile, forestiero. Ora sei uno straniero. Grazie. Questi sono tutti... Ah, ok, persone scomparse. Dalla tana del coniglio. Rumori strani, quindi... Scusami, fammi vedere la missione. Cerca di aiutare i locali, ok. Incontra Bilal alla stazione di servizio. Vabbè, io raccolgo tutte le missioni secondarie. Vai ad aiutare la gente, poi vediamo. Hai visto? Ho riportato l'acqua. Dovreste esserne tutti contenti.